Tanta buona per tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Io sono Mark e oggi andiamo a parlare, dopo diversi giorni dall'uscita, di Star Wars Outlaws. Non tratteremo tuttavia la recensione o le opinioni a freddo. Per quello vi rimandiamo alla recensione completa che è stata già proposta sul nostro sito web. Trovate tutti i link in descrizione. Andremo infatti oggi a fare principalmente una panoramica dei pianeti presenti all'interno di Star Wars Outlaws, andando a raccontarne la storia, le implicazioni in game, senza naturalmente spoiler, e le apparizioni in film, serie TV e in generale produzioni cinematografiche della saga. Le premesse sono fatte, perciò direi di addentrarci nel video. Il primissimo pianeta che vediamo fin dal prologo è Cantonica, un pianeta desertico all'interno del settore corporativo dei territori dell'orlo esterno della galassia. Inizialmente Cantonica faceva parte del settore corporativo, un feudo in cui alle entità era data carta bianca per governare il proprio territorio. A causa delle rovine di una civiltà che pochi ricordavano, i deserti divennero poi un luogo in cui i criminali si nascondevano o facevano affari secondari. Inoltre contenevano nascondigli di contrabbandieri e bar di truffatori. Infine fu costruita la città casinò di Canto Bight, trasformando il pianeta in un parco giochi per ricchi. Allo scoppio della guerra tra Primo Ordine e Resistenza, Canto Bight era diventato un rifugio per turisti, giocatori d'azzardo e profittatori di guerra. Ricordiamo infatti che il pianeta, insieme a Finn, Rose e BB-8, appaiono per la prima volta negli Ultimi Jedi, ossia Star Wars Episodio 8. In più ci sono nomine e menzioni in Star Wars Jedi Fallen Order e in altre opere scritte. Nel nostro caso siamo sul pianeta natale di Kai Vess, protagonista di Star Wars Outlaws, che fuggirà dal pianeta in seguito a debiti e una valanga di altri guai. Subito dopo il prologo ci vediamo catapultati in Toshara, o almeno la luna di Toshara, satellite arido che orbitava attorno al pianeta principale, coperto da pianure spazzate dal vento e canyon con vene di ambra. La popolazione nativa, i Toshanan, visse sul pianeta isolata fino alle guerre di cloni, quando Sefin Garbi, ufficiale della Repubblica Galattica, atterrò sulla Luna, facendo diventare il pianeta un covo di attività criminali, con a capo il sindacato Pike. Qui nel gioco infatti viviamo un vero e proprio terreno fertile per la criminalità. Abbiamo infatti Pike, l'Alba Cremisi e il cartello degli Hutt. Passando al prossimo, troviamo Kijimi, un pianeta montuoso e gelido situato nel settore Brix, nell'anello intermedio della galassia, precisamente nel quadrato R8 della griglia galattica standard. Si tratta di un pianeta una volta famoso per la propria spiccata spiritualità, nonché pianeta natale di Zori Bliss, capobanda dei contrabbandieri del posto. Qui troviamo una lunga storia. Il pianeta infatti è saccheggiato da secoli e riceve visite inaspettate e non gradite. Durante l'era imperiale, quella in cui ci troviamo nel gioco, la regina del crimine del clan Ashiga veniva ammirata per aver resistito all'influenza dell'impero. Tuttavia, durante la guerra civile galattica, cedette e fornì all'impero l'accesso al pianeta per le proprie ricerche di iridonium in cambio di contratti per le armi. Ci sarebbero molte cose da dire su Kijimi, tuttavia per evitare spoiler inerenti al gioco, ci fermiamo qui, sottolineandovi quanto il pianeta sia stato assediato per secoli e che ora sia un punto davvero critico. Qua invece direi che non abbiamo bisogno di presentazioni. Tatooine, un mondo deserto situato nel settore Arcanis, nei territori dell'orlo esterno, tra i più importanti mondi del Triangolo della Spezia, nonché pianeta sul quale assistiamo agli eventi principali nella saga di Star Wars. È infatti qui che il maestro Qui-Gon Jinn riconobbe il potenziale di Anakin Skywalker per diventare un Jedi, e su cui quest'ultimo fece conoscenza con Obi-Wan Kenobi, che a sua volta sarà mentore di Luke, e il resto viene da sé. Il pianeta orbita attorno a due soli, Tatoo 1 e Tatoo 2, ed è ricoperto da deserti e formazioni rocciose. I giorni infatti sono estremamente aridi e luminosi. Il pianeta ha una storia davvero lunga e appassionante. Tuttavia, questo non sarà un video dedicato solo a Tatooine. Ripercorrendo perciò il periodo dell'impero, su questo pianeta ci troviamo nel pieno dominio degli Hutt. Il palazzo, infatti, Jabba the Hutt, regna indisturbato su tutti gli abitanti, portando avanti i propri affari di contrabbando. È qua infatti che avremo la possibilità di visitare il palazzo di Jabba in tutto il suo splendore, fin nelle segrete. E ricordatevi questa parte per la storia.
Infine, l'ultimo pianeta che andiamo ad elencare è Akiva, un remoto pianeta giungla nei territori dell'Orlo Esterno. Una volta facente parte della Confederazione dei Sistemi Indipendenti, dopo le Guerre dei Cloni venne occupato dall'Impero Galattico. Non sappiamo molto altro per quanto riguarda la propria storia. Per quanto riguarda la storia antica, il pianeta è stato colonizzato da umani, Kurivan, Basilisks e altre popolazioni ancora, che hanno fatto via via diminuire la specie indigena primordiale. Durante l'era imperiale visitiamo questo pianeta in una parte abbastanza avanzata della storia e avremo a che fare con popolazione locale e una serie di altre, neanche a dirlo, attività criminali che, come sulla maggior parte dei pianeti nell'Orlo Esterno, vivono dominati da governatori corrotti. Questo quindi era un sunto dei pianeti presenti all'interno di Star Wars Outlaws. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like e iscrivervi al canale, nonché attivare la campanella delle notifiche per non perdervi altri video, inclusi, se dovessero piacervi, eventuali altri contenuti a tema Star Wars Outlaws. Fateci perciò sapere nei commenti cosa vorreste vedere. Io sono Mark e noi ci vediamo ad un prossimo video.